Cosa? Cos'è che devi dire quando parte il microfono? C'era, c'è la frase must da film. Un 2-3 prova? No, per vedere. Ciao, che si gira? Credo che stia registrando per bene, sì, infatti, sente bene le nostre voci. A posto, ciao, sono io. Crudelia Demon. Crudelia Demon, farebbe paura. Persino un leone. Lo sai che è stato il primissimo cattivo Disney ad avere una sua canzone? Davvero? L'ha inventato lei, prima non esisteva la canzone del cattivo. È stata inventata con Crudelia Demon e beh, poi ha fatto successo e l'hanno fatto per ogni singolo altro cattivo, ma ok. Dunque, moto? Foto moto tupo. Due moto. La canzone di Crudelia Demon è presente? Sì. La sai cantare, no? Sì. È ispirata a una canzone che avevano fatto davvero per prendere in giro qualcuno. Non si sa chi. Si sente in realtà che la canzoncina canticchiata è più reale di quello che dovrebbe. Crudelia è anche il primissimo personaggio della Disney ad aver avuto una backstory completa prima di costruire il personaggio. L'hanno costruita di proposito per fare in modo che fosse più completa e più credibile possibile, perché volevano un cattivo che rompesse le palle sul serio. E ci è riuscito, direi. E la doppiatrice che fa Crudelia Demon è la stessa che faceva la narrazione all'inizio di Cenerentola. In Italia, invece, la doppiatrice di Crudelia Demon è la stessa che ha fatto Biancaneve. È lei che invecchiando ha cambiato voce. È un pochino. Bisogna dire che lei, nonostante sia un personaggio così complicato e personaggi come Silver abbiano avuto bisogno di 12 animatori, lei ha avuto uno e un solo animatore. In ogni scena è sempre la stessa persona. Onesto. Beh, puoi dire di essere quello che ha fatto Crudelia Demon. È stato l'ultimo personaggio che lui abbia fatto. Prima di Crudelia Demon lui aveva fatto Trilli, Cenerentola, Malefica, Alice, Aurora, Anastasia e Genoveffa. E signore e signori, prima che Frozen venisse cancellato aveva fatto pure Elsa. Onesto. In Bianca e Bernie, all'inizio la cattiva non doveva essere Medusa ma Crudelia Demon. Avrebbe paura, persino il leone. È troppo bella quella canzoncina. È meravigliosa. E credo che sia stata la canzoncina più canticchiata della storia della Disney. Sì, possibile. Senti i cani, senti i cani. Sì. Questo dimostra che questo è un vero... Crudelia faceva bene. Se un dalmata ridono, non è un dalmata. No, non è un dalmata. Però è bianco e nero. Che poi, lo sai che all'interno del film appaiono ben... Aspetta. 6.469.952 macchie. Bello, perché sono malati quelli della Disney, come sempre. No, è malato chi le ha contate. Medusa, l'intero personaggio, era costruito su quello di Crudelia Demon. Infatti ha mediamanti e cose del genere. E lei doveva avere la pelle di coccodrillo addosso. E avere un aspetto molto più anni 70. In Kingdom Hearts devi recuperarli tutti i 101 i cani. Perché si perdono. Cosa? In Kingdom Hearts 1 devi trovare tutti i 101 i cani che si perdono per tutti i mondi. Però non so se i nomi che hanno in Kingdom Hearts sono quelli veri. Non mi sono mai informato. Non lo so, può essere. Potrebbe, sì. Anche se in realtà di tutti i 101 i cani solo 6 avevano un nome nel classico Disney. I cani col collare rosso erano i maschi e i cani col collare blu erano le femmine. Ricordate Johnny Caro, che era il padrone di Lilli, di Lilli il vagabondo? Ecco, in teoria si dovevano chiamare Caro di cognome anche i padroni di Pongo e Peggy. E cambiarono i loro cognomi in Radcliffe, se non sbaglio. Proprio perché sarebbe stata una coincidenza un po' imbarazzante. Abbastanza. E il libro è stato scritto da Dodie Smith nel 1956. Disney lo lesse subito, lo comprò e volle fare subito il classico Disney. E Dodie Smith non solo racconta la storia perché le è accaduto davvero. E 15 cuccioli fatti da una sola cagna e tutto il resto. Ma per di più voleva fin da subito che sul suo libro venisse fatta una storia in stile Disney. E non si aspettava che diventasse davvero un classico Disney, tra l'altro fra i più amati. Poi, visto che spendere soldi per inventare un pattern di macchie diverso per ogni cane era impossibile, in realtà i cani cambiano la posizione delle macchie in base alla scena. Erano create a costellazione, cioè veniva messa la prima al centro e poi equidistanti a tutte le altre. Sai, no, che c'è la famosa sigaretta di Crudelia? Sì. La famosissima sigaretta col fumo verde. Sì. L'hanno censurata in un sacco di edizioni TV e in tutti i libri è stata censurata. Ma in America adesso mica è anche illegale far vedere le sigarette nelle cose vietate ai minori, cioè non vietate ai minori. Ma nella città incantata ci sono. Sarà vietata ai minori. Poi la cagna in italiano si chiama Peggy, ma in originale si chiama Perdita.
Perché perdi 101 cuccioli. Cioè, ma ne perde 15. Che angoscia. Perdita a 68 macchie e pongo 72. La prima doppiatrice di Peggy è stata sostituita a metà del film perché si è sposata e si è trasferita dall'altra parte d'America. E l'altra metà del film è fatto da un'altra doppiatrice, ma non si sa quali battute siano di una e quale dell'altra. E solo una è accreditata nei titoli di coda. Tristissimo. Poi nel libro Perdita, ovvero Peggy, sono due cagne diverse. Una che allatta i cuccioli e l'altra che li partorisce. Nel film hanno riciclato, riutilizzato, remixato i versi di Lily e il vagabondo, perché ha strasenso, come si fa in ogni cosa più o meno, ma ha strasenso. L'avevamo fatto, sai dove? In Final Fantasy. In Final Fantasy 6 c'era l'antagonista che faceva la risata satanica e tutto, era l'unica cosa doppiata del gioco, perché era l'unica cosa che doppiata, era lui che diceva ed era uscita talmente bene che in tutti i giochi per gli antagonisti hanno remixato la stessa risata. Sebbene Crudelia fosse fatta da un solo animatore, eccetera eccetera eccetera, il cane Peggy ha 7 animatori e 7 fra i più importanti della storia della Disney. Nel remake live action di quello La carica vecchio, del 101, sì, quello del 96. Non ha mai fatto più uno dopo, penso. No, hanno fatto anche il sequel di quello, eh. Ah, che è La carica del 102. Esatto. Gaspar e Orazio sono stati presi e modificati per adattarli a, ecco, somigliare a Harry e Marv. Harry e Marv? I due ladri di Mamma ho perso l'aereo. Oddio, non mi sarei mai ricordato i loro nomi, però onesto. E tra l'altro sono fatti da Sherlock e Arthur Weasley. Onesto. Hanno fatto, cioè nessuno l'ha visto in Italia, ma è uscito davvero anche doppiato in italiano. Hanno fatto Il canto di Natale con Crudelia Demon al posto del signor Scrooge. Voglio vederlo per forza. Devi. L'hanno fatto. Ma cos'è, cioè... È Il canto di Natale. È la stessa storia, cioè. Sì, solo che hanno sostituito la questione dell'odiare Natale con l'odiare i cani. Ah, onesto. Cioè, è magnifico. Non ha senso, però è strabello, sì. Tra l'altro, viene fatto vedere che qua, all'interno di quello, nel fantasma del passato, che la tata di Crudelia Demon era Mary Poppins. Cioè, i strip della Disney, questi... Sono delle perle. Poi una canzone scartata chiamata Playful di Melody è la colonna sonora dell'intero film. Perché all'inizio doveva essere un musical. Dovevano esserci un sacco di canzoni. Poi le hanno iniziato a tagliare perché le canzoni costano. La scena in cui i cuccioli vengono allattati dalle mucche è stata censurata. Strano. Criticata e tutto il resto in un sacco di paesi del mondo, ma in Italia no, per fortuna. In Italia è stata solo criticata. È il primo classico Disney realizzato in xerografia. Hai notato che lo stile grafico è un po' strano rispetto al solito? Sì. Ci sono le linee con cui hanno disegnato i personaggi, sembra che sia schizzato quando in realtà è il definitivo. È perché hanno usato la xerografia. Per spendere meno soldi, anziché inchiostrare tutto il resto per portarlo sulla pellicola, fare i vetrini, hanno deciso di usare la xerografia, che fa in modo che i disegni non debbano essere trasferiti sui rotovetri, ma è una macchina che li copia automaticamente. Quindi non c'era bisogno di fare tutti quanti i disegni. E lo stile era odiato da Disney. Odiato alla follia. E perché l'hanno fatto? Perché non aveva più soldi. Perché aveva perso tutti i soldi per colpa di La Bella Addormentata nel bosco. Onesto. Li ha persi tutti. Rischiava di fallire. E o faceva un film così o niente. Ha accettato malincuore. Aveva paura che si perdesse la magia Disney. E in realtà è diventato lo stile dei successivi 20 anni. Ma tu lo sai che sta per uscire un film, un altro remake live action della carica dei 101? Sì. Te l'ho già detto? No, l'ho letto da qualche parte. Vai. Cosa? Sai che cos'è? Perché è geniale. No, ho solo letto che sta per uscire, sto leggendo una lista e ho visto che stava per uscire. Il titolo è Crudelia. Onesto. È tutto visto dal punto di vista di Crudelia Demon, che è interpretata da Emma Stone. Oro colato. I cani della carica di 101 erano doppiati dal doppiatore di Paperino, che io non ho mai sentito il doppiatore di Paperino italiano, ma spero parlasse meglio del doppiatore, cioè il doppiatore originale, ma spero parlasse meglio del doppiatore italiano, perché non si capisce un cazzo. Sì, parla meglio di quello italiano, ti giuro. Mi ha riferito che c'è un episodio di una serie di Topolino, delle 50.000, in cui tipo c'è una scena in cui Topolino sta morendo, ok, in modo sarcastico ovviamente, perché a me...
E tipo va la tipo e dice: Dio Paperino, che non ho mai capito niente di quello che ha detto. E io voglio vedere quell'episodio perché non so cosa sia, ma voglio vederlo perché è davvero è la cosa più bella del mondo. Lo sapete perché i dalmata fanno da cane pompiere? Perché sono macchie, non lo so. Logico. No, perché sono i cani che hanno meno paura del fuoco. In Inghilterra nel 1800 i cani dalmata erano quelli che accompagnavano le carrozze. I cani? Sì. Poverini. Accompagnavano le carrozze per sfoggiare la bellezza del cane e cose del genere, perché erano cani inutili che non servivano alla caccia, non servivano ai tartufi, non servivano a niente, non facevano da guardia. E quindi erano da ricchi. Ah, nel film non c'è un solo dalmata bianco. Sono tutti grigi. Sembrano bianchi perché in realtà il colore di fondo è sempre più scuro. E quindi sono la cosa più chiara, ma sono sempre grigi. Vero, è stravero, è stravero, è stravero. Ci sono un sacco di scene fatte in rotoscopio perché non avevano soldi. Che cosa hanno fatto in rotoscopio? Hanno fatto in rotoscopio la neve. Quando la macchina di Crudelia resta incastrata e la neve continua a cercare di cadere, c'è addirittura un errore nel rotoscopio e si sposta l'immagine rispetto al disegno. E hanno fatto in rotoscopio anche le macchine. Hanno fatto le macchine di cartone e poi le hanno animate in rotoscopio. No, ci sta, è molto punk come metodo di sopravvivenza, però. Metodo di sopravvivenza. Sì. È forse uno dei pochissimi casi in cui effettivamente la scrittrice originale del libro ha amato alla follia il film, definendolo addirittura fatto meglio rispetto al suo stesso libro. Cioè, ci sono tanti di quei film fatti meglio dei libri, e gli scrittori dicono: non c'entra niente con quello che ho scritto. Sì, però tu fa schifo, il film è bello, quindi stai zitto. Almeno questa qua è onesta. L'intera sceneggiatura è stata scritta da una sola persona, che è una cosa assurda per la Disney, non era mai successo prima. Beh, è impegnativo scrivere una sceneggiatura da soli se parli di un film di un certo calibro. Beh, è forse la miglior sceneggiatura della storia della Disney. Pensa quanto ha reso iconica, ma davvero iconica, Crudelia Demon. Tant'è vero che sì, tu sì, ti sì, sei sì, fatto i capelli in onore di lei. No, però vabbè, sì. Come è successo? Non sapevo farmi i capelli bianchi o neri, quindi li ho fatti bianchi e neri. Non ti preoccupare, sei meraviglioso. Grazie. E che altro posso dire? Ah, non so, c'era un muscerino nell'occhio. Ah, lo sapevi che il carattere di Crudelia Demon è stato la base su cui hanno creato un sacco di altri personaggi, fra cui Gaston? Se avete altre curiosità, mettetele qua sotto, ditemele, che fa sempre comodo averne qualcuno in più. Sarebbe stato carino fare un video chiamato 101 curiosità su... Sì. Però non sono 101. In realtà non sono nemmeno 100. È solo il massimo che sono riuscito a trovare. Qualcuno le conta, secondo te? Sì, è più che altro è che molti non capiscono che il 100 in realtà è simbolico. Perché a volte sono più di 100, molte più di 100. Il Re Leone, che l'ho scritto da una vita, sono più di 200. E ne sto trovando altre ancora. Però lo chiamerò comunque 100, probabilmente, forse lo chiamerò 200. Non lo so, sta di fatto che... Sì, l'idea. Alcuni ne hanno di più, altri ne hanno di meno. E la media è 100. 100? Sarebbe stato bello trovarne 101. Però a un certo punto diventavano forzate. Avrebbe spaccato però 101. Sì, ma sarebbe stato triste fare la curiosità del tipo: ma lo sapete che... E ecco come lo chiami il video poi. Le 101 curiosità sulla carica dei 100. Sarebbe geniale, ma bisogna ammettere che l'algoritmo non me lo conterebbe più come la carica dei 101. È vero. Grazie Disney che mi mandi soldi. Ma anche sparlare delle cose, pubblicità. Quindi possiamo anche sparlare dei film. Vabbè, io ho sparlato di Your Name. Sì, gli hai fatto pubblicità. Nel bene o nel male. Da un lato è vero, dall'altro credo che ne avesse già abbastanza di pubblicità, visto che è la campagna marketing più grande della storia. Cosa che la carica dei 101 non aveva. Cioè, si è diffusa la voce perché: oh, c'è Crudelia Demon, è strafiga. Tutti che cantavano Crudelia Demon. E allora automaticamente cioè, il successo del film deriva dalla canzone. Ha senso. Però è bello come film. Fai schifo. Sì. Basta.